Eccoci in studio Focus TG, andiamo subito a Belluno dove una vera e propria bufera si sta abbattendo su Palazzo Rosso, il palazzo municipale di Belluno. Le opposizioni compatte chiedono le dimissioni del sindaco. La richiesta è corale, accomuna tutte le liste di opposizione a Palazzo Rosso. Il primo cittadino di Belluno deve prendere atto che la sua amministrazione si è incagliata, non è trasparente, non chiarisce, è immobile rispetto ai grandi, così come ai piccoli ma significativi problemi della città. Per questo al prossimo Consiglio Comunale saranno chieste le dimissioni del sindaco. Il documento è al vaglio dei capigruppo e dei consiglieri delle liste di opposizione a Palazzo Rosso che nel pomeriggio hanno incontrato la stampa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il contestato progetto in lab, ma nel calderone finisce tutto, dai 500.000 euro promessi per il Neve Gal, di cui non c'è traccia di variazione dal bilancio, al restauro delle gabelle, di cui i consiglieri da mesi non hanno novità, dai progetti per i grandi contenitori culturali alle opere pubbliche, al non avere mantenuto fede all'impegno di non andare al massimo ribasso negli appalti delle opere pubbliche che alla resa dei conti si sono incagliate, come è accaduto per il restyling del piazzale della stazione ferroviaria. La città è ferma, qualcuno, anche diversi cittadini ce lo chiedono. Tentiamo la strada di chiederne le dimissioni. Se avesse un po' di onore e di dignità, forse un passo indietro lo farebbe e darebbe un po' di respiro alla città che è sostanzialmente morta. Parole pesanti come macigni, quelle dei consiglieri di opposizione, da Paolo Gamba del gruppo Belluno di Tutti a Fabio Bristotto, gruppo misto, Francesco Pingitore, Patto per Belluno, Luciano Dapian, Lega, e Raffaella Damiano di Obiettivo Belluno. Della partita anche il PD con Paolo Bello, oggi assente per motivi di lavoro. È un'amministrazione che ha circa 9 milioni di avanzo di amministrazione, di cui oltre 4 spendibili, e non li impiega per opere strategiche a beneficio dell'intera cittadinanza. È un'amministrazione che va bocciata su tutta la linea. Ma noi denunciamo la poca trasparenza e soprattutto direi la mancanza totale di programmazione. Cioè qui navighiamo a vista, arriviamo al secondo mandato e siamo totalmente allo sbando. Dalla montagna alla laguna, a Venezia, i portabagagli adesso trasportano anche persone anziane, e tutto questo mentre la campagna di sensibilizzazione per salvaguardare la città viene presa ad esempio anche oltreoceano. Una foto pubblicata dal Gazzettino sta suscitando molte reazioni. Si vede un porter che attraversa il ponte di Calatrava con un anziano turista come carico. Questo nonostante alle basi del ponte ci sia un imbarcadero del servizio di trasporto pubblico che in pochi secondi compie il tragitto. E si torna ad affrontare la questione comportamenti cafoni, che il comune sta contrastando anche con buoni risultati con la campagna Enjoy Respect Venezia. Il segnale è forte e chiaro e credo che il segnale sia molto ben recepito anche in giro per il mondo, perché Venezia è un palcoscenico chiaramente, e quando si prendono delle iniziative, le iniziative si riverberano. Noi miriamo a far sì che questi siano solo segnali, perché per noi è meglio prevenire chiaramente che curare. Quindi questi sono segnali che qui non si scherza, però c'è da fare tutta un'azione educativa a monte. Come il progetto che coinvolge gli studenti stranieri a Ca' Foscari. Abbiamo fatto, domani concluderemo, un percorso con gli studenti residenti stranieri e con gli studenti che vengono in Erasmus, Erasmus Plus, per spiegare a loro le regole essenziali per vivere in città. Questo è solo l'inizio e dico che magari condividendo Enjoy anche in giro per il mondo, forse i turisti potrebbero essere più formati e saprebbero come approcciarsi a paesi di culture diverse. Mi stai dicendo, assessore, che questa campagna potrebbe arrivare oltreoceano? Ma io ci spero sempre. Attimi di forte tensione con un anziano armato di fucile che ha iniziato a litigare con il figlio, e in mezzo si sono trovati anche 3 giardinieri. Un fucile da caccia in spalla e poche chiare parole: smettete e andatevene. La minaccia evidente veniva da un anziano, un 87enne pensionato, ma questo non ha messo meno paura ai 3 giardinieri che stavano eseguendo potature di piante. Così un 65enne e un 42enne di Noale e il loro collega, un 51enne di Campo San Piero, hanno obbedito, chiamando però al tempo stesso i carabinieri dopo essersene andati. La scena ad Osson di Casier ieri pomeriggio, con giardinieri finiti loro malgrado in mezzo alla tensione tra il pensionato e il figlio. Nella proprietà di quest'ultimo infatti stavano lavorando, proprio al confine con la casa del genitore. Il motivo della minaccia, secondo i carabinieri, è da ricondurre ai pessimi rapporti tra l'anziano e il figlio, che aveva ordinato agli operai di svolgere il lavoro di potatura. È bastato questo a far scattare la rabbia dell'87enne. Il fucile, come hanno rivelato i militari, non era fortunatamente funzionante, ma ne hanno trovate altri 3 in casa, tutti detenuti legalmente. Per l'uomo, inevitabile la denuncia per minaccia aggravata.
Compie 80 anni il 51esimo Stormo e compie invece 30 anni di attività tutta quanta la questione legata agli MX. Intanto c'è una grande festa che parte a Istrana per questo vero e proprio doppio compleanno. Doppia giornata di festa all'aeroporto di Istrana. 2600 appassionati di tutta Italia sono giunti nella base della Marca per festeggiare gli 80 anni dalla costituzione del 51esimo Stormo, avvenuta nel lontano 1 ottobre del 1939. Ma non solo, oggi si è celebrata un'altra data importante, la ricorrenza del 30esimo anniversario dell'entrata in servizio operativo del cacciabombardiere AMX. In tutto l'aeroporto i visitatori hanno avuto l'occasione di ammirare i gioielli del volo in dotazione all'aeronautica, visitare mostre all'interno degli hangar e addirittura provare l'ebbrezza di entrare in una cabina di pilotaggio di un AMX. A fare da cornice le frecce tricolori che hanno fatto tenere tutti con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni della squadra acrobatica nazionale. Ogni volta è sempre un'emozione. Bellissimo, sempre uno spettacolo meraviglioso. Quindi il sorvolo dell'attesa squadra di AMX, la più fotografata, con gli speciali colors dei gruppi di volo che hanno avuto in dotazione il velivolo. Con un pilota d'eccezione, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Alberto Rosso. Com'è stato volare sopra un AMX? Bellissimo, è stata per me, non dovrei dirlo forte, la prima volta che ho volato sull'AMX, quindi tenevo a farlo, sono riuscito a farlo adesso da capo di Stato Maggiore, è stato un volo bellissimo, in una cornice spettacolare, col tricolore, delle frecce tricolori a fianco, è stata un'emozione. Per il 51esimo Stormo la base di Istrana rimarrà una base strategica anche per i prossimi anni. È una base che è strategica, in realtà mi verrebbe da dire, fin dalla prima guerra mondiale. Ricordiamoci la battaglia di Istrana, ricordiamoci gli scontri gloriosi, importantissimi, che su questi cieli si sono svolti nel 17 e nel 18. L'AMX è stato un aeroplano importante, si sta avvicinando alla fine della sua vita. Il 51esimo Stormo, come tutti i reparti dell'aeronautica, evolve, cambia, acquisirà macchine nuove, continuerà a essere un tassello, un pilastro fondamentale dell'aeronautica militare, continuerà la sua presenza qui sul territorio. Veri gioielli che hanno sempre tutto il loro fascino, un grandissimo fascino. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona serata a tutti voi, arrivederci.